Li vedo già collegati con noi nel nostro maxi schermo, i primi ospiti di oggi. Vi preannunciavo che avremmo ritrovato la prof. Carla Bonfitto per l'angolo di Pagine d'Autore, accanto a lei Adelmo Monachese, autore del libro di cui parleremo oggi. Buongiorno Carla, buongiorno Adelmo. Buongiorno a tutti, buongiorno a te Tony, alla redazione, a tutto il pubblico e ad Adelmo soprattutto. Ben trovata. Buongiorno. Intanto ben trovati, intanto ho spostato il PC che ti arrivava leggermente sul viso. Noi, prima di approfondire l'argomento, diamo la linea alla regia per la nostra sigla. E ne approfitto anche per salutare Angelo Gualano, autore di questa meravigliosa sigla con le sue dolci note che ci introducono nel mondo della letteratura. Come ormai sapete bene, la prof. Carla Bonfitto, autrice della rubrica L'angolo di Pagine d'Autore, che in questo periodo estivo ci fa compagnia in diretta, e accanto a lei una scrittrice, uno scrittore. Scorsa settimana abbiamo chiacchierato con Gabriella Genisi, l'autrice della celebre Lolita Lo Bosco. Oggi abbiamo con noi Adelmo Monachese, un uomo che con le parole ha sempre lavorato e giocato, se posso dire, Adelmo, e che è alla prova di questo primo romanzo, dico bene? Si suol dire, la prova della maturità. La prova del fuoco. Con Collisioni accidentali, una copertina che mi incuriosisce molto, mi piace molto, per cui non confesso che è uno dei libri che è già sul mio comodino in attesa di essere sfogliato, ma non l'ho ancora letto, per cui pieno di curiosità affido a Carla il compito di guidarmi e di guidarci alla scoperta del primo romanzo di Adelmo Monachese. È un romanzo umoristico, ironico, brillante anche nella trama. Io sono davvero contenta e ti ringrazio Adelmo nuovamente perché ne parlavamo tempo fa e come vedi insomma è arrivato il suo tempo. E quindi quando ho concluso il romanzo piacevolmente mi sono detta bisogna parlarne e quindi l'angolo di Pagine d'Autore si presta, ci dà questa occasione. È un romanzo nuovo nella trama, parla un po' anche del mondo della scuola che mi appartiene, ma in un certo senso appartiene un po' a tutti quanti. Ed è una scuola privata, ha un nome lunghissimo, Istituto Anassagora Prestiti Agevolati senza busta paga e cessione del quinto. Quindi anche ricordarselo si fa un po' fatica, però è la prima scuola che praticamente cede il suo nome ad uno sponsor, che volendo potrebbe anche cambiare, quindi anche una scuola che diventa un'azienda, se ne sente parlare un po' da tantissimo tempo, la scuola ormai è cambiata, però in questa scuola ecco la voce narrante, che è una voce molto brillante, piacevole, e si segue dall'inizio alla fine del romanzo, è quella del prof, di un docente, di Carlo, che lavora in questa scuola dove praticamente è circondato anche dai colleghi, del rapporto con i genitori, e poi la sua preside è la sua ex, quindi anche le delusioni, le mortificazioni, ma è in questa scuola che lui toccherà il fondo, fino a quando poi non scoprirà una cosa bellissima che descrive in maniera anche abbastanza dettagliata. Io non sono padrona dell'argomento, però adesso qualche cosina in più capisco del gioco del rugby, che diventa metafora della vita, quindi toccare il fondo, però poi riuscire a raggiungere la meta, parlando in termini sportivi, significa soprattutto guardarsi dentro, ritrovare un altro me, perché
Carlo è un personaggio a volte anche un po' confuso con se stesso, però riuscirà a relazionarsi con gli altri e a scoprire attraverso il gioco del rugby che raggiungere la meta significa anche risalire da quel fondo che lui aveva toccato. E poi ci sono tanti elementi bellissimi che riguardano la scuola e che, ahimè, tra poco ci aspettano. Quindi si parla del collegio dei docenti, di questi maledetti compiti da correggere. Che poi sono anche tanto belli quando noi gli insegnanti li leggiamo e scopriamo anche lo sguardo dei ragazzi, e poi l'open day da preparare. Insomma, io mi sono ritrovata catapultata già all'inizio della scuola, una Ti ha scuola che potrebbe costretto a tornare normale. al lavoro in anticipo, Adelmo. Bene, quindi nella copertina quell'immagine non è casuale né solo metaforica. Adelmo, allora raccontaci, ecco, cosa ti ha spinto a questa prova letteraria, come dicevamo prima, quali sono le motivazioni e se ti sei trovato a tuo agio nei panni del romanziere. Bella domanda. Allora, prima di tutto ringrazio Carla che ha focalizzato le parti salienti del libro, veramente sottolineando tutto quello che muove in effetti la storia, a parte poi le varie situazioni comiche messe lì anche insomma per alleggerire tutto l'andamento del romanzo. Cosa mi ha spinto? Io sinceramente devo dire la verità, in realtà, questo voi lo sapete meglio di me. Quando si inizia a raccontare una storia, a prescindere dal suo approdo, che sia teatro, in un libro, al cinema, eccetera, in una graphic novel, si sa quando si parte, ma è l'unica cosa che si sa, perché poi non si sa quando si finisce e dove si finisce, perché la mia intenzione era di scrivere un romanzo incentrato proprio sul rugby. Poi in realtà, e Carla lo potrà confermare, a livello quantitativo nella storia di rugby ce n'è poco, ma è in un punto chiave, cioè quello della svolta del protagonista che lo scopre in maniera anche abbastanza, anche qui comica e casuale, ma è la scintilla, il granello di sabbia nell'ingranaggio della sua vita che poi gli fa rivedere un po' tutto. Quando capita di incontrare i lettori per parlare di questo libro, spesso dico che io ho raccontato il rugby perché ovviamente ho attinto dalla mia esperienza personale di giocatore di rugby, ma si potrebbe benissimo estrapolare il rugby e mettere qualsiasi altro tipo di esperienza che ognuno di noi decide di fare e di concedersi, non dico in tarda età, però in un'età già abbastanza adulta, quando spesso molti pensano che hanno già fatto tutto quello che dovevano fare e che non c'è spazio per delle novità. Invece a volte basta accettare un invito, che ne so, per un corso di chitarra, un Pilates, il trekking, qualsiasi cosa. E poi queste piccole attività si prendono un po' del nostro spazio, un po' delle nostre energie, poi sempre un po' di più, e poi invece ci aiutano invece a rivalutare tutta la nostra vita passata e ci aiutano poi ad affrontare anche quella futura. Quindi c'è un po' di rugby, ma al momento giusto. Molto altro rugby è rimasto fuori, però la storia ha deciso così, non siamo noi a E decidere. E poi giustamente. non è detto che non possa esserci un seguito. Ora io non l'ho letto il libro, come dicevo prima, ma posso immaginarlo. Devo dire che la curiosità che mi avete suscitato è tanta, così come mi auguro anche per quanti ci seguono, per cui vi invitiamo senza dubbio a leggere Collisioni accidentali di Adelmo Monachese. Il tempo è tiranno, per cui siamo già giunti al momento dei saluti, ma io mi auguro di ritrovarvi entrambi al più presto. Di sicuro ne parlerò per l'angolo di pagine d'autore, ancora. Ringrazio tutti, spero di ritrovarci al più presto anche in presenza, che è sempre più bello. Molto bene, allora restiamo in contatto, io la prendo, come dire, vi prendo sulla parola, vi prendo sul serio, grazie ancora per essere stati con noi.